Emozione a non finire al Pianella di Cucciago per la storica vittoria della Giorgio Tesi Group sul campo di Cantù. Una partita iniziata male con un meno 13 da far rabbrividire, percentuali al tiro da firme dell'orrore e palle perse a go-go. È finita in trionfo grazie al gran recupero dei biancorossi, alla straordinaria serata di Brown, all'ottimo match del presidente Johnson, alle alchimie tattiche di coach Paolo Moretti, che soprattutto quando ha schierato a zona i suoi, ha mandato in tilt i lombardi. Io credo che i nostri primi 20 minuti comunque non siano stati così male, tanto quanto il risultato all'intervallo dava la sensazione a tutti quanti. Poi abbiamo fatto il nostro miglior terzo quarto dall'inizio della stagione, siamo rientrati con fiducia, abbiamo fatto le cose semplici, poi ci sono tutte, devo dire, anche le cose più complicate. E poi la pallacanestro è bella e brutta, stasera è bella per noi e meno bella per Cantù ovviamente, però gli episodi, soprattutto nel supplementare, siamo stati bravi e fortunati a tenere i nervi saldi dopo essere stati ripresi, come avete visto anche voi, che avrebbe potuto, insomma, sciogliere tutte quante le sicurezze, no? Quindi siamo molto contenti, questa è una vittoria che ovviamente importantissima per la classifica, importantissima per la fiducia di un gruppo che ancora deve trovare le sue certezze, i suoi. Abbiamo iniziato il terzo quarto, come spesso ci accade, rallentando tutto, non correndo più, facendo solo 10 punti e prendendo 24 punti. Il terzo quarto ci è stato fatale, magari siamo partiti con lo stesso quintetto che aveva iniziato la partita.